Dopo le altre province della Campania, il Comic-Con Extra sbarca ad Avellino, qui nel complesso monumentale dell'ex carcere borbonico di Avellino. Da oggi e fino al prossimo 28 novembre andrà in scena la mostra dal titolo Giuseppe Camuncoli, da Spider-Man a Star Wars. Oggi l'anteprima di questa iniziativa con le parole del presidente della provincia Domenico Biancardi e con quelle del curatore della mostra Alino. Sentiamoli. È una mostra su Giuseppe Camuncoli, autore italiano spesso chiamato Cammo, del 75. A noi piace molto identificare il suo percorso anche insieme a quello che è stato il percorso di Comic-Con, proprio il Salone del Fumetto. Peppe Camuncoli ha iniziato nel 97, così come noi abbiamo cominciato nel 98, ha vinto il primo premio nostro del 98 come autoproduzione per Bonrest, che era una serie italiana che giocava molto con le atmosfere che stavano nascendo in quel periodo di stampo statunitense, Vertigo, DC. Noi abbiamo scelto, dopo un po' di tentennamento iniziale, di sospendere il Comic-Con, che è un evento che si nutre di folla. Noi, per noi non ha senso fare una cosa che non sia affollata, diciamo. Il nostro è un evento che deve essere una festa e deve essere fruibile da quante più persone possibile, per cui abbiamo ripensato il nostro agire grazie alla Regione Campania e in particolare qui grazie alla provincia di Avellino, con delle mostre, che comunque è il nostro specifico culturale, la cosa che riusciamo a fare meglio, e abbiamo costruito questo percorso chiamato 21 e mezzo, perché noi è come se l'edizione 22 non l'avessimo mai fatta, l'abbiamo semplicemente rinviata ad aprile del 2021, questo percorso 21 e mezzo che abbiamo chiamato Comic-Con Extra, che grazie alla Regione ci ha portato a fare mostre molto belle, molto grandi e anche di spessure in tutti i capoluoghi di provincia. Questa è una giornata bellissima dove avremo una esposizione che purtroppo soltanto il Covid ci sta rallentando, diciamoci la verità. Ma avere disegni originali di Spider-Man, di Batman, voi stessi insomma vi siete emozionati, e anche io. Quindi io invito, ovviamente nella sicurezza che questo museo determina, invito piuttosto i ragazzi a venire, perché una cosa è vedere una cosa del genere in televisione e un'altra cosa è venire qui e venire a vedere i disegni originali di un italiano che sposato poi con un giovane, sposato con una napoletana di origine anche irpine, ha saputo realizzare per poi creare questi personaggi che noi conosciamo benissimo. Non è che bisogna comunicare e dire che noi ci siamo, che siamo noi che dobbiamo arrivare fuori. Per arrivare fuori dobbiamo creare le condizioni di mettere l'irpina in una vetrina e di farla conoscere fuori. Se non facciamo questo sforzo, noi non riusciamo mai nel nostro intento, cioè di far uscire fuori le aree interne. È un appassionato di fumetti. Io sì, perciò mi sono emozionato, perché poi i ricordi ci sono, ma vedo che ci stanno poi, tra l'altro, persone che, voglio dire, sono ancora più appassionate di me, e quindi stamattina, come voi, ho visto anche i vostri occhi, un po' tutti, ci siamo emozionati, perché è così. Vedere la prima immagine, quella di Spider-Man, comunque ci fa ricordare la nostra infanzia e ancora i film attuali che ci sono, però vedere poi le bozze originali di un italiano, di una persona che ha sposato una signora che è irpina, vuol dire che qualcosa è partito anche da noi.